Eccola qui nel pomeriggio di Rai 2, Rosanna Banfi. Grazie. Buon Rosanna, bellissimo vederti. Grazie. Mi domandavo, ci vediamo di giorno. Di giorno. Di solito ci vediamo di notte. Proprio sentendo Nancy, tutti questi amori, oltretutto famosi, ma a me che mi chiedi? Io ho sempre lo stesso marito da più di 30 anni. E ti chiedo, tu hai Fabio. Fabio, ma sai, da più la fortuna, di 30 anni. Sai la fortuna di avere Fabio? Sì, io lo so. No, siccome io parto in questa versione pomeridiana di Storie di Donne al Bivio sempre dalla strettissima attualità, no? Ho letto un post su Instagram che mi ha davvero molto commosso, ma mi ha reso felice, perché io ti voglio molto bene da tempo. Tu hai festeggiato un compleanno importante. Vero. 15 anni da quando avevi scoperto di avere un tumore al seno. Esatto. Esatto, e la cosa strana è che i primi anni ricordavo esattamente i giorni, anzi, cioè proprio andavo a giocare all'otto, il 18 e il 25 febbraio, che sono i giorni delle due operazioni che ho avuto. E i primi anni proprio preciso, 18, oggi è 25. Poi l'ho completamente dimenticato, cioè non ci ho più pensato alla data, non me ne è fregato più niente. E giorni fa, proprio per caso, forse un ricordo di Facebook, una cosa, mi sono resa conto che erano passati 15 anni. E 15 anni sono bene, tanti. Stai bene, sei sono felice, tanti, sei serena. Ho avuto questi anni regalati, bellissimi, ho fatto perché tante cose. Non era scontato che finisse così bene. No, vogliamo raccontare questa certo, storia? Non era scontato, ma certo, l'ho raccontato se te la tante senti, volte. Solo se te la senti. Ma sì, anche perché è importante, secondo me, parlarne, perché serve lanciare moltissimo un messaggio di prevenzione. Parlare per allora, le altre come, donne. Come avevi scoperto di avere un tumore? L'ho scoperto, come succede a tutte, toccandomi. Toccandoti. Un'autopalpazione. Sì, così, facendo il bagno. E immediatamente ho chiamato Fabio, appunto. Sì. Fabio, mi sento una pallina. Però, sai, noi donne spessissimo abbiamo questi nodulini nel seno, no? Che vengono. E abbiamo detto, vabbè, era sotto Natale. Dice, fatti vedere, vabbè, dopo Natale ci vado, tanto non sarà niente. Non ti invece, eri allarmata no, subito. Perché appunto, ripeto, sono... Però dopo qualche giorno ho avuto proprio c'era un tarlo. Sì. Perché continuavo a toccarmi, e lo sentivi, me lo sentivo e proprio nella testa. E infatti al più presto, dopo Natale, avevamo i bambini, perciò bisognava fare Natale, tutte le cose, sono andata dal medico e immediatamente poi mi hanno fatto operare appunto il 18 ed era un e 25 febbraio. Era un tumore maligno di 1,5 cm e perciò ho scoperto in tempo. Però doveva, avendo poi anche delle metastasi sotto l'ascella, nella seconda operazione dovevo fare tutte le cose, la chemio, tutto il percorso che sappiamo c'è un essere episodio lungo. Anche qui molto tenero, che riguarda il periodo della tua chemioterapia, perché una mattina Rosanna si sveglia e ovviamente le cadevano i capelli e trova Fabio sì, che si era rasato sì, a zero. Sì, sì, sì. Voglio vivere con te anche questo momento. Sì, si è rasato a zero e io ormai lo prendo in giro, no? Sono passati gli anni e dico che hai voluto fare il superuomo, hai voluto fare il... Ma era veramente... Fabio mi vuole veramente bene. Sono fortunata, anche lui è fortunato ad avermi. E siamo insieme da un sacco di anni, da tanti anni. E abbiamo condiviso tutto, tutto, dai dolori di famiglia, alle malattie, alle alle grandi gioie dei belle due figli cose, che avete, figli. Due figli splendidi. Esatto, e adesso speriamo nel futuro di diventare nonni, perché insomma, è un po' difficile, però speriamo di, che la cosa ci funzioni. Sta provando, Virginia. Ci sta provando, allora, con difficoltà. Bocca al lupo, assolutamente. C'è un'immagine emblematica di quel periodo che mi colpì moltissimo e colpì tutti quelli che amano la famiglia Banfi. Tuo padre rivelò in la tua malattia in televisione ed era distrutto. Sì, perché poi era una cosa che abbiamo detto mentre lui stava andando in macchina, stava andando in trasmissione. Dice, che dici? Lo dico, il fatto? Papà, diciamolo, basta che non ti metti a piangere, invece che non facciamo... Poi, no, lui non ha retto. No, lì resistette, dopo. Poi dopo. Però lì, insomma, basta che non facciamo queste cose, dillo, perché magari può servire, non può... E lo disse senza dire niente a Sposini, credo fosse il conduttore. La Vita in Diretta. Che rimase basito, come tutto il pubblico, rimasero tutti ghiacciati così. E la cosa incredibile, che non dimenticherò mai in tutto questo, è che in un attimo, dopo questa cosa, il mio telefono ha cominciato a fare proprio... Ha chiamato l'ANSA, ha chiamato di tutto.
8 e la sera a cena stavo davanti alla televisione e Giorgino al TG1 ha parlato di me. Certo. Allora io ho detto, ma che bisogna avere un cancro per andare in televisione in questa maniera, ti giuro, perché sì. Cioè, mai nessuno si molto era occupato di me così tanto. Stai dicendo, perché c'è una fiction adesso su Rai 1, interpretata da Sabrina Ferilli, Gloria, che parla proprio di questo. Ah, vedi, no? Ecco. Perché non si erano mai interessati a me così tanto? Cioè, come la malattia poi sia sempre notiziabile, no? Sì, assolutamente. Ma torniamo a papà. In quei momenti, allora, papà, com'è stato, com'era papà Lino Bandi? Papà è stato, come tutta la mia famiglia, devo dire, molto presente. Io mi ritengo molto fortunata, per questo poi ho cercato di dare in cambio il mio aiuto entrando nella Comen, facendo da volontaria, sì, portando questa voce, perché io sono stata molto aiutata, sono stata molto fortunata, avevo una bella e grande famiglia vicino, a cominciare appunto da sempre, da Fabio, ma papà, mamma, e il fatto di poterne parlare liberamente, una volta che lui l'aveva sdoganata la cosa, potevamo dirlo tranquillamente a tutti, cioè uscendo a fare la spesa, non avevo più problemi di niente, con la testa pelata, insomma, perché tanto l'ha detto Lino Banfi, certo, in televisione, e quindi ormai è una cosa nota a tutti. A proposito di mamma, l'hai persa a di proposito recente. Di mamma, 2 giorni fa abbiamo fatto l'anniversario. Sì. È stato un anno particolare questo, veramente, perché ci siamo resi conto... Mamma era già malata, però. Sì, mamma era malata da tempo, non era più la stessa già negli ultimi anni, dimenticava tutto, poi gli ultimi tempi era sempre più... Però poi anche lei ha scoperto un tumore. Però, ecco, ma non, voglio dire, nonostante la sua figura ormai negli ultimi anni non fosse così presente, sì, però c'era... Lei c'era. C'era. In famiglia. Ed era, mia mamma era una donna, non so se l'hai mai conosciuta. L'ho conosciuta. Piccolina, bellissima, di statura, molto timida, molto riservata. Però ho capito adesso, in quest'anno di mancanza... La sua forza. Che era lei... il perno di tutto. Una volta che non c'è stata lei, veramente dico sinceramente che per un attimo ci siamo persi, cioè io, papà, mio fratello, ci siamo allontanati, ci siamo persi, perché non persi. C'era più questo collante di mamma, che era la potenza proprio. Tra l'altro, dopo aver scoperto il tumore, mamma è morta. È morta, sì, ma sì, già in ospedale gli erano trovata questa cosa, dopo il ricovero, e devo dire che è stato meglio così, perché in poco tempo, riposando, dormendo, tu hai scritto, è andata. Un altro post, perché poi mamma avrebbe perso, no? Ha perso comunque un nipote. Sì. Emanuele, sì, che si è tolto la vita, ragazzino, 18 anni, e tu in un altro post hai scritto: mamma, è meglio che tu non ci sia in questo momento, perché amavi talmente tanto tuo fratello, perché Emanuele è figlio del fratello, sì, di, sì, mamma, che non avresti resistito a questo dolore. Sì, e anche perché era una persona molto molto sensibile, mamma, perciò non credo che avrebbe resistito, si sarebbe domandata insistentemente perché un ragazzo di quell'età può fare una cosa del genere. La vita, sì. Certo. Torno